Si chiama Idris Omer, figlio di due giovani albanesi residenti a Fano, il primo nato del 2018 nel reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Croce, diretto dal dottor Cicoli Claudio. Omer è nato alle 21.14 del 1 gennaio e pesa 4,10 kg, gode di ottima salute e la mamma Sabaete lo ha dato alla luce con un parto cesareo assistita dall'equipe del reparto. Stamattina poi si è prestato tranquillamente alle immagini di rito per i primi nati dell'anno assieme alla madre, portato dal nido dalle ostetriche del reparto prima della sua meritata poppata, coccolato anche da una premurosa ed emozionata nonna che assiste la mamma in questi momenti di convalescenza. Nel reparto di Pesaro, sempre diretto dal dottor Cicoli, il primo vagito del 2018 è avvenuto alla 1:08 di questa mattina, quando è nato un bel maschietto di 3,970 kg, primogenito di una coppia mista, madre italiana e padre di origini caraibiche, ma residenti a Pesaro. Il primato assoluto invece in provincia spetta però a Aeris, una bimba nata all'ospedale di Urbino alle 10.05 del 1 gennaio. Coloro invece che hanno salutato il vecchio anno venendo alla luce sono stati Valentina Battistoni, 2,870 grammi, figlia di Lara e Massimo, che hanno già un bel maschietto, nata nel reparto di Pesaro alle 20.07 del 31 dicembre. E anche a Fano l'ultima nata del 2017 è femmina, si chiama Martina, pesa 3,550 kg ed è nata alle 5.35 del mattino del 30 dicembre.